Cazzi! Nel culo. Oh, ho sbagliato. Aspettate, eh. Ho finito. Q mi ha chiesto una cosa, datemi un attimo, eh. Questo tu qua, ecco qui. No, si pronuncia Aigo. Perfetto. Anzi no, guarda, faccio così. Arrivo, un secondissimo proprio. Ah, sì, mi ricordo. Ok. Perché vi sento così basso? Ah, avevo abbassato l'audio dei Windows prima. Perfetto, ci siamo. Un attimo, eh. Ok. Eccoci qua. Arriva. Moni, ciao, tieni tanta compagnia a me e mia figlia alleggerendo le lunghe giornate lavorative, grazie mille, mi fa molto piacere, piacere, grazie mille Moni. Grazie a Kofus, buonasera gattone, chissà se questo Lord dei Caduti fa così schifo come dicono. In realtà non, sai che non mi sta dispiacendo? È una mezza merda a livello di gameplay, purtroppo, però... Il resto è tutto molto bello. Hanno fatto il passo più lungo della gamba, purtroppamente. Dammi un secondo, che sto armeggiando con il mio lunghissimo ano. Ecco qua. Ok, vediamo se adesso funziona. Ciao famiglia. Ciao bambini. Come butta? Siete pronti per questa live? Comunque volevo dirvi che il 20 ci sarà una doppia 12 ore. Ovvero 6 ore di Mario e 6 ore dell'Uomo Ragno. Iniziamo alle 9. Non mancate, mi raccomando. Meglio? ma l'ho spiegato che non è una doppia 12 ore, sono 6 ore e 6 ore. Ci mancherebbe, Q. Tutto tuo. Allora, adesso vi subate tutti, così costringiamo Gabriel a giocare a Dark Souls. Via. Siete 251. Ne servono semplicemente 189. Se ho fatto bene i conti. Probabile di no. Bella raga, questo sarò non rapido. È. Mi scuso per aver interrotto la stream, ripartirà a brevissimo. Volevo solo ricordarvi di rinnovare il vostro abbonamento. Così facendo accederete a contenuti esclusivi quali video per i sub, live per i sub, il Discord per i sub. Ma soprattutto il nuovissimo gruppo Telegram. Grazie per l'attenzione e buona live. L'ho imparato a memoria. Neril, meno uno. E in realtà sono... Sì, ok, adesso è ritornato su. Grazie a Blitz e a Neril. Grazie mille. Sì, lo so che Gianfranco è al suo ma perché non va a prendere? Mi muore il pad. Oddio, non si è caricato? Non farlo stronzo, eh? Non me lo dire. Our duty being to stand vigil for signs of his return.
Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. Scusa un secondo. Ma sapete che anche il telefono adesso è iniziato a fare lo stronzo? Mi è successo 3 volte che si impalla, non funziona bene, devo fare l'hard reset. Negli ultimi 2 giorni è successo 3 volte. Fatemi vedere un attimino qua che qual è il problema del pad. Windows di merda. No, potrebbe essere che non si è caricato bene il pad in questo caso. Potrebbe essere un problema non del pad. Vediamo. Come dice la carica della batteria? Controller collegato. Eh sì, livello della batteria basso. Probabilmente... Vediamo. No, non è vero, sono cariche le batterie. Però si spegne. È molto strana questa cosa. Che succede? È veramente Windows merda. Smette di caricarsi. Scusate, sto cercando di capire qual è il problema. Si accende per un istante e si spegne. Fammi provare a collegare non al PC ma un'altra USB-C per vedere se è il problema. È la no, questo è un USB. Micro USB. Ok. Ok. Eh no, cazzo, si spegne. Ok, allora il problema non è il pad perché è carico. Cioè, non lo so se è carico, si accende e si spegne. Non ho idea di quale possa essere il problema. Ma che cazzo? Quindi è Windows veramente? Sì, lo so che ci sono gli aggiornamenti per il pad, però mi sembra strano che da stamattina ci sia bisogno di un aggiornamento. Vabbè, lo attacco col cavo per stasera, poi vediamo. Però mi tira il culo. Vediamo se c'è un aggiornamento. O riavviare i driver o riavviare il PC. Però mi tirerebbe il culo anche fare riavviare il PC. Ci ho giocato non più tardi di... eccolo qua, che si sta aggiornando. Non più tardi di 3 ore fa, perché ho visto che Kiki ha trovato la cosa per avere la Estus in più e mi sono girati i coglioni. Ho detto, scusa, io? E me l'ero perso nel tutorial. E l'ho giocato prima, quindi funzionava. Scusate, datemi un attimo che... Si sta aggiornando al 40%. Vabbè, comunque intanto vi racconto... Tolgo questo intanto, che magari mi dà un po' meno fastidio anche a me. Mettiamo un po' di questo. Stasera non giochiamo, non facciamo la live maschia, perché purtroppo l'Ale ha detto che le fa super vomitare il gioco. E... ha regiquittato. Quindi per questo motivo niente live maschia stasera. Non è che ho ritrattato perché so stronzo. Lei giustamente ci ha provato, ci ha giocato un'ora, però una certa ha detto, no, mi fa troppo cagare e ha mollato tutto. Quindi è per questo che stasera giochiamo a Lords of the Fallen. Se riusciamo! Ma vediamo. Aspettate, faccio così intanto. 90%, vediamo un po'. Ma mi sembra strano che sia l'aggiornamento, che sia uscito un aggiornamento oggi pomeriggio. Cioè, da 3 ore fa, ma neanche...
Che non ce l'ho presente, mago, devo dire. Cioè, ce l'ho presente il nome, ma non mi ricordo il gioco. Ok, aggiornamento completato. Boom. Stacchiamo? Si connette. E adesso funziona. Cioè, mi pare veramente strano che da oggi pomeriggio ad adesso sia stato necessario l'aggiornamento. Però, guarda, alzo le mani, accetto questa cosa e buonanotte. Che ti devo dire? Boh. Molto strano, comunque. Ho montato Cold, però sono ancora un po' indietro. Non è ancora pronto. Allora, eccoci qua. Quindi io sono tornato nel tutorial per potenziarmi l'Estus, ecco qui. Che tra l'altro mi dà una carica in più e anche il 20% di cura in più, cioè è ottimo. L'ho voluto fare in live da voi, però me lo sono recuperato da solo. Sundere, grazie per i 65 mesi. Grazie, signor. Molto obbligato. Ok. Allora, ci siamo potenziati il mazzuolo. In realtà posso potenziarlo ancora, mi sa. Ma sì, dai, gli do un'altra potenziata al mazzuolo qui. Tiè. Vigore insufficiente, perché quanto vuole? 7,50. E quanto ho io? 7,49, non me lo dire. Veramente? Non me lo può fare un po' di credito? Ma per uno... Dici che graficamente è brutto? No. Per niente, perché? Cioè, questo lo ritenete brutto? Ostia, brutto è un'altra roba. Brutto no. Cioè, lui che corre in questa maniera qua non è bellissimo, però brutto è un'altra roba. L'iPhone mi ha dato lo stesso problema. Gli auricolari sono tornati a funzionare a piena carica dopo averlo aggiornato. No, a me praticamente si impallava e quando cercavo di sbloccarlo andava come tutto super al rallentatore. Quello lì ti è successo? Devo ammazzare uno, devo ammazzare. Facciamo così. E infatti mi ha preoccupato molto quella roba là, perché non mi era mai successo prima. Grazie alla Storizon per il raid! Mi ha proprio preoccupato come cosa, perché non mi era mai successa una cosa del genere. Mi era successa, sì, con l'iPhone 4 quando l'avevo messo dentro la beta, ma non... Non con le cose regular, mai. Cos'è che ho fatto sul muro? Non ho capito, Sergio. Cosa ho detto? Me lo sono scordato. Tiè, crepi l'avarizia. Basta però, che magari è un'arma che non useremo mai più questa. Ok. Trasportati e andiamo qui. Palle, devo tenere premuto. Ok. Tiro questo, ma a sto punto mi faccio anche questo personaggio che è morto. Già che ci siamo, ecco qui. Ed è lui. Neme. No, merda! Che craniata che mi ha dato. Non ci ho preso? No.
Basta e basta, mancano 10 mesi e i numeri quelli un po' zozzi. È verissimo questa cosa qua. Grazie mille. Ed è morto. E mi ha dato l'occhio strappato. A proposito, questa cosa qua dell'occhio la devo mettere dentro il secchiello. Mi pare di aver capito. Come si fa? Non lo posso fare da qui, vero? Devo andare dal tizio. Non c'ho cazzo di tornare indietro. Proprio non c'ho cazzo. Quando ho usato il potere si è creato una specie di albero sulla parete. Ah, ok. Praticamente funziona così. La lanterna ti mostra... boh, l'altro mondo che si chiama... è l'Umbria, praticamente. Quando muori finisci sempre in Umbria. Però tu puoi decidere di andarci quando vuoi grazie alla lanternina. In Umbria vedi delle cose differenti. Va, va, vedi? E qua non cambia un cazzo, purtroppo. Però vedi che c'è questa cosa un po' diversa? In alcuni casi trovi i buchi nei muri o dei cancelli aperti. Perché in Umbria ci sono i cancelli aperti. Lellaus, grazie per i 4 mesi. Buonasera, tutto bene? Tutto bene, dai, non ho male oggi. Cioè, stasera. Strana forte l'Umbria, non ci sono mai stato. Però ci saranno, insomma, avranno studiato gli sviluppatori, sapranno loro. Eravamo contro questa bossa, che era la signora dei cani. Signora! La chiamate lì. Bene. Io sono già morto e lei non ha perso un millimetro di vita. Partiamo bene. Ma sbaglio? Me lo sento un po' più pesante di oggi il personaggio qua. Guarda questi cani che mi danno le testate. L'hanno nerfata? Oh, veramente mi sono potenziato così tanto l'arma. Non le facevo così tanto danno oggi. Minchia. Ma c'è stato un aumento del danno impressionante da stamattina. Ho potenziato l'arma 2 volte, porca troia. Cioè, non che mi dispiace, però, cazzo. Si è abituato male con l'Eyes of P che potenziandosi non faceva niente, è vero. Ah no, ok, stavo vedendo il bordo dello schermo che è grigino. Ho detto, cazzo, mi si sta fottendo il monitor. Mi veniva un infarto se dovevo anche cambiare il monitor. Ah no, da qua arrivavano i cani. Ok. Boh, minchia, cioè... non so, potenziato, sì, bene. Dove devo andare adesso? Sono nel regno dei morti, quindi se ci dovesse essere un buco dovrei vederlo. Ah, di qua forse. Sì, direi proprio di sì. O no? Sì. Sì, ok, sì. Purtroppo qua in Umbria c'è un piccolo problema. Più ci resti, più, appunto, spawnano stronzi così. Ed è un grosso dispiacere questo. Perché ti impedisce, appunto, di goderti tutta la situa. Cosa devo fare qua? Attiva... ah, ok, è un falò questo, non l'ho notato. A posto. Rinnovate, rinnovate, ma soprattutto donate, donate, perché oggi è il mod day. Tutte le donazioni vanno ai moderatori. E ovviamente costituzione a sto punto, visto che il danno... ne sono abbastanza soddisfatto del danno. Vorrei un po' di stamina in più. E arrivederci. L'ho fatto o no? Che coglioni che bisogna tenere premuto.
Ma multigiocatore come funziona? Accompagna, uccidi, evoca. Ma se io faccio evoca, mi usa un oggetto? No, 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 fermo! È gratis? Cioè, io posso evocare gratis? La palude desolata. Ah, guarda chi c'è. For the dour mood you found me in when last we met. Non ti preoccupare. But, I've perked up since then. Mi fa piacere. Come stai con la tua sacchetta? I'm going to be a traveling merchant. Ah, mi fa piacere, please, dai. Messo su un business. Hopefully you'll see something of interest. Cosa vendi? But I'm just, you could even vabbè, fammi vedere la mercanzia. Allora, lui vende i sassolini per potenziare. Minchia, 500 l'uno, non è poco. Però va bene. La zampetta cos'è? Porta fortuna? Aumenta la frequenza della scoperta di oggetti. Ma che vuol dire? Aumenta la frequenza della scoperta di oggetti. Cos'è la scoperta di oggetti? C'è questo bel cappello. C'è anche questo cappello da pirata. Drop rate dei nemici? Boh, io non lo so. Non l'avrei letta così. Cioè, ha senso il drop rate, però mi sembra strano. Non è proprio... Non l'avrei scritta così. Anche nel The Ring era tradotta così. Bella merda. Ah, ma c'è il cappello quello del cacciatore proprio di Bloody Borny. Cos'è il sangue smunto questo? Cura sanguinamento. Bello. Questo è un bastone appuntito. Bello questo mazzuolo. Vabbè. Ciao Corvo, grazie per i 15 mesi. Come butta? Butta, butta. Tu come ti butti? Questo mi fa molto meno danno fisico. Ma io sono soddisfatto in realtà della mia armor. Sarei molto contento se potessi mettermi il cappello che voglio. E adesso lo posso fare. E allora andiamo a comandare. Scusatemi. Però andiamo. Yeah! Adesso sì che il gioco cambia. Secondo voi mi incula il gioco? Che fa quello lì con la balestra? Lo sapevo. Ma guarda te se lo sapevo. Ah, boss fight? Fighissimo se è boss fight. Che mano lunga. Bello. Ma una bocca dentro un'altra bocca dentro una... Ma scusate, è Cerbero questo, no? Allora, vediamo un pochino come approcciare questa creatura. Mi targhetta la gamba e io vado di gamba. Orca puttana, che male che mi hai fatto. Permesso, non vedo niente. Orca puttana, che male che mi hai fatto due. Mi hai fatto molto male adesso. E io non gli ho fatto nulla. Ah, ho visto adesso che gli dovevo fare questo lavoro qua. Ok, e adesso quindi è una pippa? Ok, e dai però, non puoi fare queste mosse e contromosse. Sei proprio uno stronzo, eh? Fermo un attimo! Stolto! Niente. Fermo qua! Ma va che non ci prendo mai! Che fa, urla? Fa bene. Oh, che schifo.
Bravo. Mi fai arrivare al tuo piede? Beh, capito, però non mi attacco mai io. Non si è stannato? Faccia di merda, perché? Eccolo là. Beh, però metà vita. Neanche male. Alender, grazie per i 34 mesi. No, non è andato male come try. Chissà se adesso posso prepararmi e cadergli in testa facendogli un sfatascio di danno. È quello del trailer, proprio lui. Ma scusate, nella Divina Commedia non era raffigurato in questa maniera qua Cerbero? Non proprio un cane a tre teste, era proprio una roba mostru... Mica un botto di gente si può evocare. No, ma non serve in realtà. Che mi serve per le quest? Cazzo, effettivamente non so se per... Lui mi sa che è lo stesso che c'era anche dalla tipa. Non so se ha senso evocare o meno. Non mi sta dispiacendo, Corvo. Peccato per il gameplay, però. Un po' una merda. No, Dai, stavo schivando. Sì, proprio uno sciocchino, eh. E la puttana, che male questo sciocchino che ha mai fatto. Non riesco a schivargliela quella. Aspetta, devo fare. Sta fermo. Cosa sei sta roba? Bonla. Vabbè, niente. Fedecar, grazie per i 58 mesi. Per i 78 mesi. Scusa, ma quando mi dà la pacca dall'alto, non mi colpisce la testa e si fa male? Non dovrebbe far così? Carico per domani? Perché? Cosa succede domani? Cosa mi sono dimenticato? Scegli tra questo e Lies of P, cosa dovrei scegliere? Devo finirlo prima di darti un giudizio su questo. Purtroppo non te lo posso dire. Per adesso, P, controlli meglio P, ma si rivela un gioco abbastanza disgustoso, una certa. Questo qua per adesso si controlla veramente da merda, ma è un buon gioco. Riesco a schivarlo, eh. Boh. No, beh. Non sono meritato. In che senso disgustoso, P? Tutti i problemi che aveva la demo ritornano a sorpresa con una carrambata da metà gioco in, da un terzo di gioco in poi. E diventa veramente una merda. Ragazzi, ne ho parlato abbondantemente alla Moca, ne ho parlato abbondantemente mentre lo giocavo. Non riesco a ridirvi tutto quanto mentre sto facendo la boss fight. Recuperatevi la Moca. Ma stronzo! Questo lo stanna e basta un pochino, vabbè. Madonna, ma shottato!
Vabbè. Non ero full vita? Ma poco ci mancava, Avevo 4 quinti. Pisi tiene in piedi con difficoltà artificiale. Non puoi finire il gioco se non fai la build come vuole lui. Se non giochi come vuole lui. Sì, sì, ma infatti per quello che diventa disgustoso. Ed è un peccato, perché fino a un certo boss mi stava piacendo da morire. Io la cazzo la toglierei, però dopo la prima volta l'ho vista, a posto. Ma perché riesce a targettarmi sto faccia di cazzo? Anzi, aspetta. Fammi prima fare sto mestiere qua. Ok, gliel'ho rotto. No, non riesco. Posso targettare anche la faccia, ho visto. Faccio più danno in faccia? Uguale. Non riesco a capire i tempi. Giuro. Sburami addosso, dai. Intanto l'hanno fatto tutti prima. Eccolo là. Successo. Questo gioco non è antichissimo, è uscito oggi. Continuo a ronzarmi in testa che dovrei evocare, però non so. È che mi dà tante evocazioni. Cioè, sembra importante doverlo fare. Ci proviamo. O ne devo scegliere una? O non mi dire, ne posso scegliere solo uno? Cazzo. Avrò scelto quello giusto? Che palle, però, che non so che ho evocato. No, non si può saltare il ponte. Ah, ma lui è una pippa, quindi lui è lì solo per morire, ho capito. Aspetta, che devo fare? Dove cazzo è il cazzillo? Non l'ho visto. Però già con lui che me lo aggra. Ma mi sembra strano che... Ma è lì sotto la farina? Ah no, è l'arma di quell'altro. Vabbè. La puttana di tua puttana di mamma. Che cos'è? Senza colpirmi. Aiuto. Ma che cazzo sta succedendo? Ha pure scorreggiato puzza, guarda lì. Non vedo nulla. È morto Gianfranco. Vabbò. Ok.
Sì, avere l'altro agro è stato un bel bonus. Però non so se mi è utile per le quest quello lì adesso. Perché io ho preso il tipo che avevo già preso prima, che però ho fatto morire durante l'altra boss fight. Cioè, scusatemi, che non ho usato poi durante l'altra boss fight. Oh, vabbè. Era fattibilissimo anche da solo. Hands in my embrace. Oh, may your flesh sustain my divinity. Bless you. Bless you. Che per me anche per questo gioco è molto sia pesante che molle. Il personaggio si muove. Allora, dasha di 80 km, anche se in realtà non è vero, perché lui tende sempre a dashare dentro il nemico, che non è esattamente il massimo della vita. Il gioco mi consiglia di farmi un save qua, mi sa. Non me lo faccio. E poi mi sembra sempre che il personaggio si muova come rallentatore, come se fosse sott'acqua. Sì, che in realtà non era tanto distante da dove ero. Dai, dammi un pelo di vitalità, va? Giusto per sicurezza. Vitalità e forza. No, non è aumentare le statistiche, è proprio una questione di animazione. Ah, ci ho preso. Non è che magari qualcuno si offende che taglio qua le robe? Balsamo alla resistenza al veleno. Cos'è che mi lampeggiava qua? Cazzo, potevo mettermelo qua al save. Vaffanculo. Vabbè. Ormai. Si illumina, ma non capisco. Ah, perché posso andare sott'acqua. Allora, la cosa dell'acqua era carina la prima volta. Alla terza inizio a dire sì. Avete altre idee? Cioè, figa, per carità, però... Alla terza tu dici anche, però... Poteva inventarsi anche qualcos'altro. Chi è? La lanternina serve, come vedi, a finire in Umbria. Che è una meccanica molto figa, eh. Non mi dispiace come meccanica, però, insomma. Scusa, e adesso? Cioè, non si può aprire una shortcut per quando non ho... Non sono in Umbria? Sapete più o meno dove sei tu? Mi fa molto più... Oh! C'è uno. Onward you march, eh? E che era lo stesso che era di sopra. Ok. Certainly I hope it's not in the neighbors, take my word for it. I've got many a scar. Lo dici te. Non c'è un posto per tornare nel mondo degli uomini, vero? Chi è lui? È uno che deve morire. Boni. Anche di qua potevo piantare il seme. Cosa c'è qua? Shortcut? Sì. Per tornare poi in un posto che non ho un save. Vabbè. Incularella. Whether you've in power is a sweet, but don't confuse still. So the vestiges will be name's Byron. Adesso mi ha detto Byron. Il nome. Dopo due giorni che ci conosciamo, mi ha detto come si chiama. Vabbò. Che ne arrivano da tutte le parti qua. Ne ho visto già uno dietro di me. Oh. Si è fermato.
Non è che magari mi posso buttare giù di qua? Se voglio morire, sì. Allora, è buono per farmare sta roba che arrivano nemici all'infinito, però arrivano nemici all'infinito. È un problema. Cos'è questo fumo che esce? La droga? Quella che fa male? Io che mi fece, lo so. Oh. Che bel naso che è lui! Ma sputa il veleno! Sono contrario... No, ho sbagliato. Era... Sono costretto a cantarlo per testimoniarlo. La droga fa male, la droga fa male. Però non è detto che insomma... Che succede? Ah, c'era uno per terra. Però un consiglio vi do. Non è una cosa da farsi, in quanto può darsi che farsi fa sì che mi fa mire dom. Che mi dai? Wow, un'ascia. L'ascia dell'angelo. È quella che usa il Papa. Lunedì di Pasqua. C'è un oggetto anche lì. Boom. Cosa cazzo stava succedendo là? È una roba che vola? Ah, era una delle falenone sburrose. Ok. Ah, sta zona mi piacerebbe anche guardarmela per bene, però finché sono nel mondo della minchia qua, fa cagare, e quindi... Salve. Fortuna che ho colpito prima io. Mi hanno sburrato! Non volevo venire qui. Ma questi qui sono sui trampoli, sono quelli che c'erano in Mad Max. Quelli nella fanga. Ce l'avete presente? Che si vedono per una mezza scena e basta in Fury Road. Ma vabbè, ma ci sarà da qualche parte un rientro? Quanto deve durare sta cazzata? Ah, guarda, qua c'è una scala che scende. Aspetta, spingi la scala. Lì c'è un'altra salita. Qui? Shortcut, quella di prima? Ok. Credo. Ma vaffanculo, ma c'era un save qua! Ma chi l'aveva visto? Ma chi l'aveva visto? Ma guarda te! Quindi ho sprecato un seme che non serviva lì. E niente, dai. Quanti ne ho? Ne ho tre ancora. Ma porca miseria. Hai visto che bel cappello che ho, amore? Ah, ok. Qui c'è l'acqua. Però se io faccio così cammino meglio? Sì, ma cosa me ne frega. Boom. Adesso però non fate più i gradassi, che non ci sono tutti gli stronzi di prima. Aia! E sono blasphemous tutto il gioco. E anche nella vita sono uno che è blasphemous. Non dico torpiloqui. Di qua. Di qua sparisce l'acqua? Non mi pare. Mi pare che l'acqua. No, sparisce. Sparisce, sì. Che coglioni sta meccanica dell'acqua, mo. Non ho scoperto che potevano fare sta cazzata con l'acqua. Ha detto, cazzo, fighissimo, facciamolo sempre. Ah, questo è vivo, ok. Oh, scemo di merda. Boh, quindi posso far così, però se io vado giù... Cosa sei tu? Che schifezza sei? Aia, ma è vivo! Cioè, non nel senso, è nell'al di qua. Ok.
Quindi per forza di cose, allora niente, non possiamo. Per forza di cose dovrò utilizzare l'Umbria. Ok. È di qua che si risale il falò. Sì, bene. Chi è che mi ha tirato la me? No. Dov'è? Ecco qui. Sei veneto è normale. Bravissimi, bravissimi. Siete i numeri uno. Se non esisteste, bisognerebbe inventarvi. You, how about some help? The sorcerer I was traveling with said the trinket I wore was actually some kind of ancient magical accessory. Said it would toughen my skin against harm. Beh, ti resisto più resistente. As you can see, he did that sure enough. Vabbè. Stupid bastard. Stupid bastard. Vabbè. Quindi come ti aiuto? Ah, non posso. Wilmot wanted protection for him. He thought there was powerful men, but the coward ran off when they couldn't take my head. But hopefully it will turn out peace. So, looks like my blade's for hire again. When I can swing it. Get this damn thing off me and I'll be in your debt. And who doesn't appreciate having a... Come si fa? Cioè, come... Vabbè, devo trovare quell'altro che... Oppure devo far così? Boh. Dobbiamo dare una mano a una signorina, almeno per fare un po' di cortesia professionale. Che bega! Ehi, che boomerang! Quello lì è stronzo, perché adesso devo andare nel mondo della minchia. Ciao. Bestia, che Dolores. Ok. Ah, gioco con you. Volevo proprio che succedesse. Cazzo, però devo prendermi un gradino qua. Aspetta. Che scatto impertinente. Ma se io gli spezzo le gambe, sto stronzo? Non gli faccio niente. Non me lo dire. Ma non si sbilancia neanche, eh? Ma dai. Ah no, sì, ok. Aia, ti sei fatto male, mi spiace. Non è vero che mi dispiace. Ok. Io seguo il flow. Ok, raccogli. Giavellotto avvelenato, bello. Mi faccio seguire dagli zombie. Scendo di qua. Ammazzo sto stronzo. Oh, che coltre. Ok, che scatti mi sta tirando. Ah, di qua si torna al mondo dei vivi. Ma io ho finito qua nel mondo dei morti. Bestia. Perché non so mica se io ho finito qui. Che spinge. Ok, qua. Salve. No? Sì? Sì, sicuramente sì. Scavatrice di Umbral. Lui muore. È il primo backstep che mi entra questo. Sì, che in realtà il backstab secondo loro è uno stun che poi dopo ti porta a ucciderli, ma non è vero. Sarebbe un buon punto questo dove partorire un save. Però se magari più avanti c'è roba... Oh, mamma lurida. Non è morto.
Leopardo, che male. Niente. Sì, qua è un posto dove mettere un save, secondo me. Cazzo, quello lì era un livello. A voi invece sta piacendo? Magari i scatti sono dovuti a troppi nemici spawnati. Potrebbe essere, però fa cagare comunque. Non è che lo accetto. La magia, può essere, può essere. Vediamo se fa Zedeng. Peccato. Spero facesse Zedeng come in Bloodborne. Riuscirò a ritrovare il mio cadavere? Sì, guarda, era qua. Ah, ma devo fare tutto il giro del cazzo, però. No, mi sa che devo proprio andare di là. Non ci posso arrivare qui. Ah! Beh, morto per morto. Olè. Non era qui? Non era di qua. No. Decisamente no, sono andato troppo avanti. La coltre! Vabbè, allora ti devi togliere dai coglioni. Di qua? Lui è? Ah, lui parla. Lo vedo. Salve. Non era di certo di qua. Massa, quanti siete? Benissimo, gatto, bravo. Permesso. Parliamo dopo. Cos'è questo? Non c'entra niente. Dove merda è la mia vita, l'anima? Ecco qua, eccola qua. Non ero morto qua, scusatemi. Ma sì che ero morto qua. Ok, quindi ho sprecato il mio secondo seme. E dove merda è che sono morto? Non mi fa vedere le anime. Ero morto lì, da quello là? Non te l'avevo avuto il mob che t'ha ucciso? Se era quello, l'ho ucciso. Oh, vado a trovare lo stronzo che... Magari è quello lì? Che sbrilla? Questo qui magari era. Quello là, sì, forse quello là. Vediamo. Eccola qui. Perfetto. Ottimo. Incastrato. Allora, è un livello quello. Sono addirittura due. Uno è qualcosa. Ah,
Ah, giusto, loro non sono respawnati perché non mi sono riposato. Sì, se ti ciucciano devi trovarlo e ucciderlo. Guarda cosa c'è lì. Non lo so che cos'è, però l'altra volta che ho trovato questa cosa qua mi ha dato una... il potenziamento della merda! Vai! Potenziamento dell'Estus. Bitch. Lasagna. Ok. Bravo gatto. Super top. Zzz. Siete troppo giovani tutti, mi sa. O forse no. Conoscendovi, no. Sempre un campionissimo. Sassolino, buonasera gattone, come sta oggi? Guarda, adesso sto bene. Ho passato veramente una notte infernale. Una mattinata, insomma, però adesso sto bene. Non ho visto che cosa mi ha potenziato. Cioè, mi ha dato un Estus in più, cura anche di più. Prima mi ha dato il 20%. Fammi vedere. Ok, io ce l'ho al 35% di recupero. Purple, buona serata gatto, come stanno andando i dolori del culo? Come dicevo, fortunatamente... No, ho sbagliato. Fortunatamente meglio. Non ho provato, Sergio, anche perché poi dopo mi hanno detto che mi operano, quindi non sono andato neanche troppo a far chissà che cosa. Zizzatopoli ho conosciuto in Ritorno al Futuro tanti anni fa. Cazzo, sai che non mi sovviene? In quale Ritorno al Futuro c'erano gli Zizzatopoli? Sì, martedì mi operano. Ma infatti passerò il weekend chiuso in casa, perché non voglio rischiare per sbaglio il Covid, che a quanto pare è tornato il Covid adesso, proprio ora che mi devono fare il tampone lunedì. No, no, grazie. Nel terzo? Non mi ricordo mica. Ok. Allora io proseguo? Oh, cazzo, di nuovo. Sì, però ho rotto i coglioni, sta... Ah, lui è solo nel Regno dei Morti. Oh. Lui è quello che ho evocato, giusto? Interessante. Stavo raccogliendo un oggetto, io però. Non mandarmi all'altro mondo! Ostia. Ahia, niente, mi ci hanno mandato. Ho colpito? Ma... no.
Ma cosa succede? Perché passano attraverso i muri sti stronzi? Vabbè, allora a sto punto vado a parlare con quell'altro. Cosa succede? Cos'è che mi blocca? Dovete operare al culo. Here you are again. If having your hasn't driven you mad yet, although you never learned to balance on and ignore the whispers telling. Mi sa che devo evocarlo sempre, eh. I came to Mondstadt once. I made a mistake. But now I came to I made a Vabbè. Mistake. E di là sì. Non so se si prosegue di là o se è un extra. Fammi dare un occhio di qua prima. È che devo essere sincero, mi chiama un po' boss fight sta roba. Salve. Entro in casa di uno lo meno. Mi sento proprio maleducato. Qua c'è della gente che vola, perfino. Oh no, di nuovo la falena. Basta, falene sburrose, basta! Dite no allo sburro di falena! Ammasso di pietre di mana. Anello della vegetazione. Bello! Ah, aspetta, mi sa che qua e riappaio dove era il signore, no? Che troia! No. Ah, forse di qua riappaio dove era il signore. Fammi vedere. Sì. Ok, ottimo. Mi lampeggia la luce, ma non so perché. Ah, perché posso piantare il seme qui, mi sa. Secondo me c'è una boss fight qui. Cos'è sta roba? E da qui si arriva sempre al stesso posto. Ok, di qua devo andare allora. Però mi sembra strano una boss fight già qui. Forse manca ancora un po'. Quindi un ottimo giardiniere. L'anello del giardiniere sarebbe bellissimo. Anche qua bisognerebbe piantare un seme. Ai ai. Il gioco mi sta dando troppi posti dove piantare i semi. Cos'è sta roba? Ok. Ah, c'è l'occhio della madre qui, ok. Oh, caschi o no? Devo darmi un po' di stamina in più. Allora, dobbiamo ammazzare le donne. Chi è? Ah. Dov'è? Eccone una lì in alto. Devo strappare le donne come dei cerotti qua. Che mi dispiace un casino, ma è così che funziona. Ecco qua. Questa mi fa andare fino a qua e mi fa cerottare lei. Purple, grazie per i 500 bits. Ok, benissimo. Procedo oltre di qua. Ah, già aperto qua, perfetto, perfetto. Si rompe? Il cazzo si rompe. Ah, poi c'era il giro. Ovviamente con trappola. E io ci sono caduto proprio con tutte le scarpe. Salve. Non sarebbe male tornare nel mondo degli umani per esplorare per bene questa roba. Qua c'è la Sagrada Famiglia. Dai, gatto. Lo sburro. Muoio. Madonna mia.
È proprio brutto perché ti impedisce di esplorare questa zona qua e ti rovina il gioco, secondo me. Perché è tanto bello poter esplorare entrambe le cose e il fatto che più resti qui all'altro mondo, più ti spawna nemici, è proprio una merda. Ti toglie proprio il piacere di esplorare, ti fa fare le robe di corsa e non... Cioè, a sto punto, boh, perché lo sto facendo? Questa che roba è? L'ho ucciso. Salve. Ah, sono importanti loro, mi sa. Ah, fanno da difesa a quello che devo uccidere, mi sa. È Diablo. Porca puttana. No, 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 che? Cazzo è? Cos'è sto occhio rosso? Ah! Vabbè! Pure! Vabbè, no. Oh, guarda! Che culo! No! Potevo tornare con lui. Che sfiga! Ma non me ne frega niente di trovare più roba. Dai, adesso chi la ritrova più quella roba lì? Che coglioni. Perché ho fatto tutto di corsa e quindi non il mio cervello non si ricorda neanche dove ero stato, cosa avevo fatto. Si ricorda solo che avevo corso come un deficiente. Bravo. Ah, quindi qua devo comunque andare nel regno dei morti, vedo. Mi sa, perché qua è tutto sott'acqua, eh. E va bene, paese che vai. Qui siamo ancora sott'acqua, secondo voi? No, io direi di no. Dai, torna indietro. Gigi, grazie mille! Non me lo dire. Sono morto? Ah, perché c'erano nemici nelle vicinanze. Niente. Gigi, grazie per i 40 mesi. Vabbè, però le ho recuperate le anime, no? Mi pare. Ho sbagliato? Dovrei aver premuto che le stava raccogliendo. Poi non so se le ha perse. Devi pur sempre andare là. Vabbè, mo ci regoliamo. Oddio, non le vedo più però le mie anime. Che storia che vado a morire in questa maniera qui. Mi aveva ucciso quello di prima perché ho la vita sburrata, vedete? Perché non mi sono fermato a recuperarla. No! E allora refulla, ti devo dire. E va bene. Boh.
Allora, facciamo questo lavoro qua, per cortesia. Che siamo un po' più tranquilli. Ammazziamo gli spermatozoi. Chi è? Ho ucciso. Oh, c'è una roba qui sulla casetta. Come ci arrivo lì? Di qua ci siamo stati, no, vero? No, infatti. Ok, salve. Oh, shortcut! Ok, dai. E la fortuna inizia a girare. Benissimo. Ok, mi sa che devo rimorirci qua. Perché per andare di là devo per forza essere un cadavere. Spero di trovare un save. Oh, la shortcut. Ai ai ai. Boss fight qua, Sì, al 100%. Ok, allora facciamo così. Spreco un altro seme, sperando che sia quello buono. Non hai preso la cosa a terra. Adesso torno, adesso torno. Mi aumento un pelo la vita, va? E la costituzione. Ciao Celio, buona serata! Anche di qua mi sa che non sono andato. Mi sta piacendo, sì. Veramente un gran... Ah, ho capito dove sono adesso. Veramente un gran peccato perché non ti fa esplorare per bene l'altro mondo, che è molto figo. Però il gioco ti porta a correre così, perché sennò muori. E questa roba è un dispiacere. Proprio un dispiacere. Perché è molto affascinante anche questo mondo qua. Porca puttana. Non posso salire. C'è il veleno? Mi sa di sì, No, volevo uccidere lei. Sono morto morto adesso. Ah, che prurito. No, non ti godi le zone. Caio, grazie mille per la sub. Ragazzi, ci servono 5 rinnovi. Siamo tornati sotto le 3008. No. Scusatemi, non dovrei averne 5 di cure? Perché ne ho 4? Perché il potenziamento me ne ha aumentato solo di uno? Cioè, scusami, mi ha potenziato solamente l'efficacia, non la quantità? Perché non ho trovato... Ah, qui sono morto, vero? Vabbè. Certo.
stanza molto infame quella, sì. Devo capire se lì ci posso andare da vivo, perché se ci posso andare da vivo allora sono tranquillo. Eh sì, ho 4 fiasche. Quindi mi ha potenziato solo l'efficacia della fiasca all'ultima morte. Allora, secondo me lì ci posso andare da vivo. No, non è sott'acqua, è lì in alto, guarda. Sì, vabbè, però porca troia. Me lo sento veramente più lento, sapete? Non so perché. Mi sembra di essere più lento di perdere più stamina rispetto a prima. Ma era un'impressione, ma... Boh. Cazzoia, oh. Vabbè, ma che cazzo di razzi e ricerca fa questo? Adesso sono di nuovo avvelenato, quindi morirò. Ah no, lei è morta? Ok. Come? Putrefazione. Devo prendere questo oggetto che c'è qui e basta. E abbiamo fatto. Niente di che. Quanto mi serve per salire di livello? Un 3000? Dai, facciamolo a sto punto. Lei non c'è nel mondo dei vivi, hai ragione. Hai ragione. Giusto. È vero, non ci posso andare da vivo lei, da lei. Perché lei è la falena dei morti, bravo, bravo. Eccola qua. Grazie, non ci avevo pensato. 3200. Mi basterà per fare... Non so che cosa mi serve per fare un livello. Non so dove devo leggere. Ah, ok. 3297. Sono a 3241. Guarda. Ok. 3200. 3003. Oh, là. Vamos a bailar. Esta vida nueva. Qua, secondo me, al 100% ci cucchiamo una boss fight. Se no, ho sprecato veramente il terzo seme. No, magari il terzo no, il secondo. Quello a metà, secondo me, era giusto. Forza, quanto mi va? Beh, mi fa... 2 di danni in più. Se aumento l'agilità... Mi aumenta di sto cazzo, mi aumenta. Costituzione. Vitalità. Radiosità. Niente, il danno si aumenta solo con la forza, in realtà, scusami. Vabbè.
È un reboot sequel, non si è capito bene. L'altro si chiamava The Lord of the Fallen. Questo è solo Lord of the Fallen. Non so, non so perché hanno scelto di mantenere il nome. Ah, vedi, ci avevo preso. Non so perché abbiano deciso di fare questa cosa, non ne ho la minima idea. C'è questa roba qua in faccia. Oh mamma, è grosso. E l'albero avrà l'anello del vegetale. Thermos, grazie per il raid. Ah, con cavallo è tutto proprio. Bello. Minchia, ma è il cavaliere di merda di Elden Ring. Dove è andato? Ah, finisce sott'acqua proprio. Nettuno dei miei coglioni! Oh! Non l'avevo visto arrivare. Scusami. Che fa? Si abbozza via. Vabbè. Dov'è? Porca troia, che tegola! E si tuffa in fondo al mare. Vedo. Vabbè. L'attacco d'aria proprio devi evitartelo. Come lo evito? Me devo pregare che lui caschi, cioè che si butti giù dal cavallo. Cioè, figo, per carità, però. Ah, eccolo qua. Per fortuna, perché sennò finirò più. Vieni qua, Poseidone del cazzo. Aia. E vabbè. Stronzo stronzo lui, eh. Cosa c'era lì a terra? A cosa servono questi? Ah, vabbè, ho capito. Sì, aspetta che mi incula questo. Cioè, posso fare il trappolazzo? Così? Sì, eh. Figo, 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 figo. Ok. Dai, fermo però. In the asshole. Cazzo, è più grossa quella. È molto grosso. Sì. Dove è andato? C'è la mamma puttana, però posso dirtelo. Beh. Ah, ma quindi lui adesso il cavallo non lo controlla più. Cioè, nel senso, non lo guida più il cavallo. Questo mi serve? Beh, gli ha stanato un attimo. Porca vacca. Arca vacca, gatto. Cos'è quella barra lì? Mi ha tolto la stamina massima? Vabbè, tostarello, eh? Forse congela, sì. Era fattibile. Una volta che hai capito l'antifona è fattibile. Però... tostarello. Sono molto contento di aver messo il save qui. Ah, anche qua si può evocare. No, ci voglio riprovare da solo. Non è male.
Madonna, mi ha tolto tutta la vita. Sì, che in realtà non vedo i tarzanelli qui. Ma non è che si vedono solo se sono morto? Oppure compaiono forse solo se... Sì, dovrei farmi uccidere in realtà. Vediamo. Ah no, vedi, compaiono adesso i tarzanelli. Ho sperato. Vabbè. No, tutti i nemici hanno un range impossibile. Niente, non sono riuscito a far esplodere l'occhio. Tosto. È meglio da morto, sì. Perché almeno li vedi al volo. Che in realtà più o meno, però sì. Mi sa che faccio così. Non mi curo finché non mi ammazza. Faccio più danno da vivo, dici? Ma veramente? Sicuro? Cioè, mi pare strano. Allora, con un attacco gli ho fatto 137. Bravo gatto. Con un attacco base. Dove è andato? Non l'avevo visto. È vero? Cazzo, è vero? No, 137 è lo stesso. Perché prima le ho fatto l'attacco in corsa, mi sa. È uguale. Cazzo, gli devo fare l'attacco pesante che lo stanno adesso. Non l'ho stannato perché? Perché se n'è andato a fanculo lo stronzo. Però così non è valido, eh? Vabbè. Ah merda! Ah merdoso! Anche lui era diventato blu o era diventato blu solo per via dei rovi? Non lo so. Non è male, no. Tostarello. Gli avrei dato un po' meno range. È che dopo c'è lui che mi corre in culo, il cavallo che mi corre nell'altro culo, e io ho finito i culi. Riusciamo a batterlo per la fine della live? Giocatela anche da vivo. No, no, ma infatti. Andata bene, no?
Sì! A merdo! Vabbè. Ping! Oh, cazzo! Volevo fare il Perry, ma... ma ha smontato. Rinnovate che stiamo droppando! Mancano 8 sub per tornare alle 3.008. Vediamo se magari ho delle cose per... No, mi sa che non ho roba per salire di livello. È 800, infatti. Non ho trovato grandi robe per... Però posso potenziarmi la spada. Ma sai che a sto punto vaffanculo lo faccio? Questo qui è... Come Viking! Aia! No! Non volevo cadere di sotto. Mi ha stupito che Viking! Amico mio, ti devo riuccidere, mi dispiace! Perché sono morto? Mi ha ucciso Viking, niente. Perché lui è stato curato dal coso. Sì, però perché mi ha shottato? Toro Loco, grazie per i 39 mesi. Mi ha shottato, sì. Volevo farmarmi un paio di vite, in realtà. Beh. Sì, tanto era zero, no? Mi servono 1000 se non sbaglio per l'arma. Che palle, ma veramente distratto il nome Viking. Come? È che mi serviva ucciderlo perché mi dà roba buona se uccido un giocatore, no? Ma sono morto? Sono morto. No, lui probabilmente è morto qui, ucciso da quel nemico là. Cioè, non era proprio lui. Era semplicemente... Lo avrei vendicato, ecco. Solo che gli viene fuori scritto nome a lui come se fosse il nemico. Viking, conoscendolo, avrà già finito 3 volte il gioco. Cos'è? È questo che facevo. Cos'è sto aquilone? Sapete cosa? Non stanno neanche più quando colpisco. Non riesco a capire che cosa cazzo sta succedendo. Mi si è stranito il personaggio. Non so dove spiegarvelo. Stamattina mi sembrava di avere più movenze, più libertà. Adesso me lo sento ancora più duro. Ah, c'è un oggetto. Vabbè. Cosa a cazzo? Voglio questo oggetto. Lo prendi? Grazie. Lama del pallido macellaio. Sarà buona, eh? Il fattore peso. Ma in realtà... sono a medio come prima. Vedi? Anche un po' meno di prima. Fammi vedere se ho armi meglio. Bastone fedele, mi serve forza 28 per brandirlo. Mazza, pesa un botto questo qui. E scala sempre a C.
10 meno. In realtà con la mia arma non mi sto trovando male, eh. Tu devi essere Igor. No, questo da danno da fuoco, però 100 di danno da fuoco fa. È figo, eh. Però uso un botto di stamina per usarlo, giusto? Eh sì. Però lo uso. Figaz, grazie per i 38 mesi. Domanda. Sarà come Dark Souls che se lo uso due mani lo posso usare? Cioè, come funziona il fatto che non... Aspetta. Proviamo a vedere. Magari faccio meno danno. Infatti non li faccio un cazzo. Sì, però 28 a forza, arrivederci. No, mi conviene potenziarmi la mia spada. Perché se no l'alternativa è farmi 28. No, in realtà due livelli. Cazzo, due livelli. Non è tanto. Me li farmo. Le altre armi? Ma quello lì era quello arma pesante. Grazie al T-Rex fa per la sub. No, le altre fanno caccare. Quello lì aveva anche un bel moveset. Non che mi dispiace quello di questa spada, però... Veramente per due livelli, non vedo perché non approfittarne, ecco. Fatica a farlo. Vale che me le devo andare a prendere le anime qua. Non do cazzi. Che brutta zona. Proprio una brutta zona. Metal Danny, grazie per i 40 mesi. Dai, riproviamoci. No, si pronuncia Argo. Caputanas. Scemo. Gog, grazie per la sub regalata. Che cazzo è lo stronzo lì? Papà, dove sono le mie anime? È partito il treno. Rinnovate per il treno. Aspetta che questo... Oh, Bonnie, eh. Eccole là. Grazie mille, Cog. Vabbè. Anche io. Il problema adesso è che come ci torno lassù? Ah, me lo fa lui, perfetto. Me lo recupero o no il vigore?
8 ore, cazzo. No, volevo attaccare. Niente. Ermellino, grazie per i 15 mesi. Che succede? Perché si incastra ogni tanto? Allora, adesso facciamo così. Ammazziamo tutti i nemici che arrivano e ce li farmiamo un po'. Se arrivano. Quando arrivano? Ah, mi è caduto in testa. Non sbaglio tu strada, è probabile. O forse compaiono solo in determinati punti. Non lo so. Eccolo qua. Non so se è proprio col passare del tempo, man mano che ammazzi gente, che arrivano di più. Sono moltiplicatore 1 e 10. Devo farne 6.000 di anime, vogliate. Moltiplicatore sotto la cam, sì. Sono per 1 e 10. Acci, Twitch mi dice che siamo a 32. Grazie mille, confermo. 4 sub e torniamo alle 3008. Rinnovate se volete. Bravo gatto, bravo. Che scatti brutti. Sto rumore qua che cazzo è? Ah, l'occhio, aspetta. Che noi non abbiamo ancora ucciso. Fermi tutti. No. Vapar, grazie per i 39 mesi. Aspetta. Minchia. E vedi che prima correndo mi sono perso. Cazzo, sembra figa sta roba. No, la falena no. Come esco da questo posto di merda? Che sembra che io non possa farlo. Mi ha sburrato. Mi hanno ucciso. Ho fatto una finish in Mortal Kombat. Veramente.
Sì, però non puoi scattarmi così. Spero che per lunedì lo pacino. Valarial, grazie mille per la merda e niente. Grazie mille per la sub regalata. Ah, non sono morto ancora. Ok. Pom pom pom. Stavo respirando dal cucuzzolo. È rimasta l'aria un po' dentro. Che cazzo era quella roba lì? Di qua? Va bene, volevo morire tanto. Eh no, è sempre... Bestia, e niente. E stavo cercando di capire dov'era... Controllo l'armatura nuova, sì. Non ci ho pensato. Manca una sub e torniamo alle 3008. Ok. Aspetta, che vediamo. Allora, l'elmo non si cambia. È meglio, ma pesa di più. Quindi rimane quella che è. Anche perché avremo un'arma ancora più pesante. Bestia, gatto. Linguine, sempre bello stare in sua compagnia, grazie mille. Niente, purtroppo questo rinnovo non gli è piaciuto. No, gatto. Chi c'ha le mie anime? Chi lo sa? Lui. Vabbè. Le mie anime. Eccole qua. Vabbè, però che rottura di cazzo, questo qui che sputa. Allora, fammi capire dove merda è. Madonna. Non la vedo. Ammazza, che paura questo coso qui gigante. Non l'avevo mica visto. Eccola lì, forse l'ho vista. È qua dietro. Mio Dio. Oh là. Cosa sta succedendo? Il gioco non gira più. Ok. Ce la fa a cascare? Di qua cosa c'era? Ah, c'era quello lì. Già ucciso, di qua? Non si può andare. Di qua? Mi hanno sburrato, niente. Vapar, grazie mille per la sub regalata, arca puttana. Provo ad uccidere la stronza. Comparirà? No, si pronuncia. Non c'è. Niente. ¡3008! Yeah! Grazie mille, ragazzi. Niente, è iniziato a scattarmi di merda. Oh. E volevo provare l'arma nuova prima di chiudere.
Ok. E la corsetta fa ridere, sì. La corsetta fa molto ridere. Tic 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 tic. Un oggetto. Tic 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 tic. Porca vacca. Ah, no, ok. Uno. Arca miseria! Me ne servono 400. Tec 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 tec. Oh, scatto. Poveri loro che vengono spawnati qui per uccidermi, ma non sanno da dove vengono e muoiono. Eccoci qua. Veramente? Veramente? Cazzo, sono pesante però adesso. Proviamolo però. Sono pesante però faccio male. Magari se faccio un altro livellino non sono più pesante. Anche se in realtà sono un bel po' pesante. Vabbè, lo proviamo e poi chiudiamo. Dai, proviamo con super pesante. Non credo di farcela, perché non... con questo peso... non va proprio benissimo. Però ci voglio provare. Bisogna vedere se i danni compensano la pesantezza. Ma infatti, adesso vediamo. Ma questa non l'ho già schivata. Ah, minchia, non schiva proprio! Non mi sembra male. Non so se avevo fatto meglio prima. Preso. Però non gli sto facendo danni da fuoco. Porca puttana. Mamma. Ma shottato? Non mi sta dispiacendo. Avrei preferito un miglior controllo del personaggio, però non mi sta dispiacendo. In realtà non mi dispiace neanche questo moveset qua. Devo tornare più leggero. Vediamo se io tolgo questo.
Sono ancora pesante. Se io mi tolgo le gambe, forse provo a rimettermi questo. Quali è che avevo? Così. Proviamo. Dai, provo un'ultima volta senza le gambe. Senza i piedi. Niente, qua mi prende sempre. Non so perché. Forse perché mi prende la scia più che lui. Vado, 578 li ho fatto quando lo becco, Cazzo. Cazzo. L'avevo schivata, Cog. Non è caduto dal cavallo? Ma vaffanculo, perché? Scusami? Ah sì che era caduto! E vabbè. La testa di Blasphemous dove l'ho trovata? Non mi ricordo. Me l'ha droppata qualcuno. Vabbè. Vediamo lunedì, magari nel weekend lo hanno anche bello che pacciato e noi siamo più tranquilli. Va bene ragazzuoli, io vi auguro un buon weekend a questo punto. Si carica qua il pad, fammi controllare, però sì. Sì, perfetto. Perfetto, ecco qua. Allora, stasera dovrebbe essere in live la Oi Queen, vediamo. Che mi ha rimandato stasera. No. E niente. Dai, c'è Enrico. Vi mando da Enrico. Ci vediamo domenica. Raidate Enrico e scrivetegli bucio di culo. Mi raccomando, è importante. Scrivetegli questo. Scusatemi, scrivetegli questo. Lo sai che in Veneto si forma la brina?